Tasche. Da Oro Cash cambia il tuo oro e argento in contanti. La serietà e la trasparenza di un network con oltre 400 negozi e più di 3 milioni di clienti soddisfatti. Oro Cash dà valore ai tuoi valori. Buonasera e benvenuti alla sesta puntata di 155, tutto lo sport della provincia di Cosenza. Proprio questa mattina ho avuto modo di incontrare un amico e mi chiedeva ma come mai 155? Siccome l'ho detto alla prima puntata è giusto ogni tanto dare una rinfrescatina. 155 altro non è che un omaggio proprio alla provincia di Cosenza visto che 155 sono i comuni e della uh, provincia. Benvenuti a questo uh, nuovo appuntamento, mm, come sempre diamo uno sguardo a quello che è successo nel fine settimana che ci siamo lasciati alle spalle e naturalmente dando anche eh, uno sguardo a quello che accadrà nel prossimo fine settimana, ormai è dietro l'angolo, ma ci sono anche sarà anche una finestra non solo sugli aspetti prettamente agonistici sui campionati in corso. Per quanto riguarda le squadre della provincia di Cosenza è stata una settimana, diciamo, relativamente positiva sotto molti aspetti, tranne la Caffè Aiello Corigliano in Serie A2 maschile di pallavolo che alla quarta partita di questo campionato ha subito la quarta sconfitta consecutiva battuta Domenica scorsa in casa da uh, Cantù, eh, la B1 maschile con la deserta. Casa con Vena non ha giocato perché c'è stata la sosta del campionato. Riprenderà proprio questa settimana, questa domenica, con un'altra partita molto importante. Visto che Cosenza giocherà a Potenza. Poi daremo il solito sguardo alle categorie minori della pallavolo, alla Serie D e alla Serie C. Sia maschile che femminile. Poi la pagina del basket con la Nertos Città di Cosenza in, nel campionato DNC. Una squadra che continua a vincere, anche se eh, è delle ultime ore la notizia che c'è un piccolo giallo attorno alla Nertos Città di Cosenza, ma ne parleremo nel corso della trasmissione. Poi un, questa sera ci sarà anche una finestra dedicata alla C regionale di, di basket. L'ampia pagina dedicata al calcio con la seconda divisione, il Cosenza che continua a guidare il campionato, ormai è in testa alla classifica da diverse settimane, al settimo risultato utile consecutivo e si appresta a tornare in campo sabato perché la Lega Pro anticiperà tutte le partite al, al sabato. Poi parleremo della Serie D come sempre con Montalto. E rende uno sguardo alle formazioni cosentine del campionato di Eccellenza Calabrese e del girone A di Promozione. Ma vado a presentarvi subito gli ospiti che questa sera mi faranno compagnia. Comincio da Alfredo Porcaro, che è il presidente della Fin Calabria. Buonasera, presidente, Buonasera. benvenuto. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Poi abbiamo Pierpaolo Carbone. Allenatore della Bim Boom Basket Rende, per cui la finestra sulla C regionale di cui vi dicevo prima, grazie anche a Pierpaolo per aver accettato il nostro invito. Umberto Sposato che torna a trovarci, il general manager della Deseta Casa Volley Cosenza, formazione che disputa il campionato di Serie D femminile. Grazie Umberto e grazie soprattutto per la disponibilità che avete nei nostri confronti, visto che ogni settimana. Abbiamo un ospite della vostra società. C'è una sedia vuota perché stiamo aspettando anche Marco Tufano, che è il nuovo centrocampista del Rende Calcio. Intanto cominciamo proprio con il presidente della FIN Calabria. Lei, eh, signor Porcaro, è presidente da novembre del 2012. Ah, una, una ventata di novità c'è stata nella Federazione Italiana Nuoto no? con questa sua elezione, sono cambiate tante cose. Ma diciamo che mh, cambiate? No, stiamo cercando di, di migliorare sicuramente. Questo deve avvenire con l'aiuto di tutti quanti, di tutte le società e di tutti i presidenti di società. Mi lasci prima di incominciare comunque complimentarvi con voi per la trasmissione, perché Grazie. Eh, finalmente è una trasmissione che incomincia a parlare a 360 ⁇ di tutti gli sport e questo non può fare che, che bene. Ehm, ritorno sul discorso della federazione. La nostra federazione diciamo um, nuoto è, è abbastanza giovane rispetto alle altre. Ehm, L'anno che è passato um, è, già, è un anno di, di cambiamento. Eh, le elezioni sono state fatte nel mese di novembre dopo un periodo di commissariamento. Sì. Eh, io avevo già comunque eh, ricoperto il ruolo nel consiglio precedente come consigliere con il eh, responsabile del settore nuoto. Eh, devo dire che oggi mh, le società che sono affiliate sono 23. Eh, abbiamo altre richieste per quanto riguarda nuovi inserimenti. Gli atleti, io quando parlo di atleti parlo di tutte le discipline, di tutte le discipline eh, sport sono, sono 1500, um, quindi c'è stato un incremento per quanto riguarda l'attività um, in acqua. Eh, la federazione calabrese eh, su, su sei discipline eh, ne, ne svolge cinque, nuoto, nuoto in acque libere, la pallanuoto, il salvamento e tuffi. E in alcune di queste discipline eh, abbiamo un'attenzione anche a livello nazionale, con delle grosse prestazioni di, alc di alcuni elementi che eh, addirittura sono proiettati anche ad andare oltre i confini. Credo che lei si riferisca soprattutto ai tuffi, eh, dove abbiamo Tocci eh, che è un po' il simbolo di questa, di questa crescita del, della disciplina. In, eh, intanto noi vediamo adesso la Pellegrini che è stata ospite in Calabria nel, nello scorso sì. fine sì. settimana per la due giorni che si è svolta. Alla, alla, mezzia, alla mezzia terme, eh, quindi eh, riallacciandomi al discorso che faceva lei, credo che si riferisca soprattutto ai tuffi, la bilotta e, e tocci, ma anche con la pallanuoto femminile, almeno dal, da quello che seguiamo più da vicino noi con la Tubisidre e Cosenza che dà delle ragazze alla, alla nazionale. Sì, ehm, si, si sono messi in evidenza, vabbè, a parte Tocci, Bilotta e qualche altro ragazzo sono pure che ragazzi, sono abbastanza sì. promettenti, e anche la pallanuoto femminile si è abbastanza distinta bene a livello nazionale. Eh, peccato perché eh, abbiamo perso le due finali, due titoli, ma comunque è una grande soddisfazione anche perché eh, sia l'Unter 19 che l'Unter 17 che hanno fatto le due finali era composta dalla stessa, dalla stessa eh, sì, sì, sì. squadra, per cui questo è ancora di più un enorme eh, successo e un grande risultato. Ma abbiamo avuto anche un'altra un buona affermazione per quanto riguarda il Salvamento, una ragazza campionessa europea. Per cui vedete, la Calabria diciamo, va anche oltre confine, anche oltre Italia. A qualche titolo incominciamo a pigliarcelo anche fuori dai confini nazionali. Eh, quello che ancora lascio un pochettino mh, a desiderare, ma, diciamo, ma ci stiamo lavorando sopra e qui devono intervenire anche eh, le società sul discorso del nuoto. Eh, il nuoto di riflesso, un attimino, forse eh, si. Eh, si paragona anche alla situazione nazionale. Se noi vediamo gli ultimi risultati che ci sono sì, stati a, alle Olimpiadi, alle Olimpiadi. Eh, se non fosse stata per la Pellegrini e per le, la Grimaldi in acque libere eh, saremmo ritornati a Bocca Asciutta. E questo Non credo perché l'Italia, comunque, per quanto riguarda il nuoto è stata una, sempre è una sta, delle mi, migliori nazionali. C'è stata un'involuzione. Soprattutto negli ultimi 3-4 anni, credo, no? per quanto riguarda il nuoto sì, c'è stato, stato questo, però io vi devo essere sincero, sia la sabato e domenica scorsa con il meeting, ma comunque guardando anche le, le attività che fa la nazionale, abbiamo degli ottimi astri nascenti. Quindi io ho una grandissima fiducia che possiamo di nuovo ritornare ai vertici. Poi con Alfredo Porcaro parleremo anche perché lui, tra l'altro, oltre che essere presidente della Federazione Italiana Nuoto Calabria, è anche un atleta master, ne parleremo dopo. Pierpaolo Carbone, allora. C regionale di, di basket, questa bimbum rende comunque nonostante i problemi di cui parleremo dopo, però adesso soffermiamoci alla parte sportiva, sta andando bene, ha cominciato bene il campionato, no? Ma sì, sicuramente. E noi abbiamo disputato quattro partite, tre le abbiamo vinte e una sola l'abbiamo persa nel recupero di giovedì scorso a Villa San Giovanni, dove chiaramente abbiamo incrociato una squadra veramente molto forte. E complete in ogni reparto, probabilmente eh, mi sbilancio, ma sarà la, la migliore compagine di questo raggruppamento di C-Regionale, che è un raggruppamento a 10 squadre. E se voi siete e... rendici tra esatto. l'altro, della vittoria di domenica scorsa a Rosarno, sì, domenica scorsa a Rosarno. Con un, eh, Tonino Pate Super si sì. sì, 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 con Tonino Pate Super. E anche se pure lui ha avuto qualche problemino fisico ultimamente. Eh, però voglio dire, al di là di, di quello, Tonino Pate, come anche il cugino Marco, Marco Pate, sì. ecco, sono diciamo, i punti di riferimento per un gruppo abbastanza giovane, giovane che si è creato. Cioè, diciamo, loro sta, stanno cercando di darci una mano proprio per crescere eh, questo gruppo di ragazzi. Anzi, approfitto subito per, dire, eh, di, per ringraziare eh, chiaramente anche il Basket Trend, che è un'altra società eh, cosentina che. E ci ha dato la possibilità di tesserare dei ragazzi validi in prestito e ora stiamo cercando di avviare una, una collaborazione proprio con questa società. Perché l'utenza della pallacanestro non è purtroppo l'utenza del nuoto e quindi voglio dire, siamo, siamo veramente pochi, pochi a praticare questo, questo sport. Quindi stiamo cercando di aiutarci l'uno con l'altro. Con le difficoltà che ci sono. Però voglio dire, l'obiettivo nostro nell'arco della dell è quello di cercare di, di valorizzare proprio questi giovani, eh, sia questi ragazzi che sono dati in prestito, sia altri ragazzi nostri tipo Zocca Vitenuta, che eh, giocano con noi anche dallo scorso anno per cercare di vedere, eh, di farli maturare e far fare le, le loro esperienze. Eh, rimanendo al campionato di quest'anno. E si è disputata la quinta giornata. In testa abbiamo la coppia Villa San Giovanni, New Team Crotone. Mi pare che la New Team sia sì. una matricola. Ha vinto sì, l'anno scorso. In serie D, Sono sì. entrambe a punteggio pieno a 10 punti. Poi ci sì. siete voi, le, la Bim Boom Basket Rende con la scuola di basket Viola, che ha esatto. 8 punti. Un'altra, vabbè. La scuola di basket Viola, credo che per quanto riguarda il discorso giovane è una società, sia... sì, è una società satellite, chiaramente della società Viola che fa la, la Lega Silver, eh, quindi che sarebbe diciamo la, 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 la quasi la, la vecchia B1, eh. sì, la vecchia B1. Eh, e quindi voglio dire: sicuramente, eh, là è tutto un altro tipo di discorso rispetto al nostro, in quanto loro... Nuova fortuna di avere una foresta lì, e poi ragazzi... comunque, Pierpaolo. Cioè, esatto. Reggio Calabria credo no, da che sempre, per quanto da riguarda sempre, il basket, poi sempre, basta andare da. a dare uno sguardo no, no, al, al campionato certo. di Serie D. Mi pare che su 12 squadre eh, siano 6 di, 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 o 7 di Reggio Calabria e 5-6 o poi di Catanzaro. cioè il movimento, il, il movimento sì, del è basket lunga, ruota tutto attorno sì, alla, alla città. Poi c'è anche a proposito di squadre cosentine, c'è anche. La, il Castrovillari che fa la c che fa la C regionale, che fa la c regionale sì, a 6 punti in classifica. Poi giusto per una completezza di informazione ci sono la Mezzi e Botteghelle Reggio Calabria a 4 punti e poi a zero punti la Nuova jolly di Reggio Calabria e Rosarno eh, la Virtus eh, Catanzaro. Catanzaro sì. Squadre che andrete ad affrontare proprio Proffo, sabato, sabato prossimo, al sì, sabato Catanzaro. e anche il, la Virtus eh, lo stesso discorso della in parallelo della Viola solo che la Viola utilizza come dicevo altri ragazzi provenienti anche da altre realtà mentre invece la squadra di Catanzaro schiera tutti i ragazzi di, del proprio vivaio Catanzaro che fa pure la, la serie la palla TNC con, DNC, la, con, DNC, la, Planet, e la, con la Planet tra l'altro prima in classifica appunto esatto, esatto sì, sì, sì. No, no, ma la squadra la, la vedo abbastanza ben attrezzata per mh, ben figurare in tutto il campionato e quindi noi, ritornando a noi, sabato giocheremo contro con questa squadra giovane. Cercheremo di offrire un, un buono spettacolo e di far divertire i nostri giovani. Senti, torna Vincenzo De Marco sabato, che è diventato papà, sì, perché la volta sì, scorsa non, sì. non ha giocato certo. a Rosarno. Proprio per, eh, Quindi certo, ne approfittiamo certo, anche per certo. fare le auguri. Gli auguri. Eh, a proposito di... Mh, poi torneremo sul discorso che prima hai accennato su questo tipo di collaborazione che in questo sì. momento state facendo con il basket trend, però sì. mi pare di aver letto nei giorni scorsi un'intervista di coach Binetti della Nertos Città di Cosenza sì. dove proprio lanciavo un invito per creare e riportare eh, ai passi di un tempo il movimento della pallacanestra a Cosenza, comunque ci torneremo dopo. Sì. Umberto? Eh, hai mandato ospite le tue ragazze e vincevate sempre. Adesso alla sconfitta, eh, la arriva, sconfitta arriva, arriva il direttore generale. La sconfitta? Anche se sì. bisogna dire: una sconfitta al tie-break, una partita che stavate vincendo mi pare 2-0, 2-1, a a e, no, no. e poi cosa è poi successo? È... Contro le, la, a Catanzaro Lito? Contro, sì, contro il Centro Sportivo, sportivo, sportivo Giovanile. Giovane. Da premettere che loro sono una buona squadra, cioè quest'anno il livello della serie D, almeno per le quattro squadre che, ho, che noi abbiamo incontrato fino adesso, è migliorato molto. È migliorato molto. Uh. Poi chiaramente il, il calendario c'è chi è stato per il momento favorito e chi è rimasto un po' più... Voi avete più... affrontato, se non ricordo male, aiutami, la Maimami di Reggio Calabria. No, noi abbiamo eh, affrontato no, la... Ehm... Noi abbiamo affrontato Bisignano, Bisignano allora no, che... Abbiamo affrontato Cuore che era la Cuore sua... Reggio Calabria, scusa, Cuore del Re, Reggio, Calabria, Reggio Calabria, che doveva fare la B2. Doveva fare la B2, B2 e poi ha rinunciato per problemi economici e quindi ha... Uh, ha mandato in prestito le due americane che aveva più un'altra ragazza, quindi ha lasciato le, la Franco e un altro paio di, di ragazze di esperienza a fare da chioccio a un gruppo di ragazzine. Che comunque è una squadra di buon livello: non è una squadra facile da affrontare. Poi Bisignano che è retrocessa pure dalla B2, e Pellaro che è, è un po' rappresenta, uh, sì, Pellaro perché. Uh, la squadra di Gigilea è una squadra, una società storica, storica, sì, storica quest'anno hanno preso la, la stella d'oro de, del Coni per l'attività sportiva, insomma. ma comunque la, anche la squadra di Gigilea pur, pur essendo formata da ragazzine 97-98, sono, sono una squadra alla quale parecchi, dare, <ride> dovranno dare conto. Cioè non, è, non è semplice da, da affrontare. E il centro sportivo giovanile che rispetto all'anno scorso ha rinforzato questa squadra e quindi insomma eh, abbiamo avuto quattro scontri alquanto. Comunque vi siete ribaltanti. misurati già, cioè, già, si può. Sì, cioè, ci siamo misurati con la realtà. Con delle buone che, squadre no? che è questa. No, aspettiamo di vedere, di vedere le altre, quindi, anche se. Cominciamo ad avere molte più informazioni per quanto riguarda la, la Stella Azzurra, che è la squadra di Peppe Fiorini. Che... che ha vinto il recupero, mi pare. Che ha vinto il recupero e ieri sera adesso è prima in classifica sì. a, punteggio, a punteggio A punteggio pieno, punteggio quindi, pieno. quindi so ha superato di, di... Ma noi non... Uh, <ride> non vabbè L'obiettivo non, mai... non è vincere il campionato per voi. No, l'obiettivo al momento è riuscire ad entrare nei play-off. Play eh, quindi poi giocarcela nei play-off tranquillamente. Però, comunque, so, comunque è sicuramente un buon inizio per... Sì, è un buon inizio. Le prime, tre, le prime tre vittorie ci hanno dato fiducia, hanno messo tranquillità, e hanno messo in condizione le ragazze di, di lavorare bene. Anche la partenza del primo set che abbiamo avuto la catanzaro Catanzara, so, vincere 25-9, praticamente non gli abbiamo fatto vedere palla, però poi... L'imponderabile succede, girato il campo è successo, si è staccata la spina e, e da lì abbiamo arrancato un pochino. Per poi perdere al tie-break in un modo alquanto stranuccio stranuccio, la... stranuccio nel senso che so, uh, un attacco di, di Priscilla Prezioso, uh, un attacco di, da posto 2, sotto il sediolone dell'arbitro, la palla che sbatte sulle mani sulle mani, mani dell'avversaria si alza e va fuori l'arbitro chiama palla fuori e lì anche con la ragazza del Catazzaro che ammetteva di aver toccato la palla non ha voluto sentire ragioni poi da lei con... sulla devo protesta dirti, devo dirti che mai come quest'anno sto registrando diverse lamentele sulle direzioni arbitrali per quanto riguarda la palla a volo oh. intanto ci torneremo fra poco perché devo Mandare adesso l'intervista del basket della DNC, eh, la Nertos Città di Cosenza, che ha battuto la Cireale e prosegue questa serie positiva. E Francesca Bartoletti ha intervistato uno dei giovani emergenti della squadra rossoblu, Nicolò Guzzo. Ascoltiamo l'intervista. Altra vittoria, quella conquistata da Cireale. Un commento tuo sulla vostra prestazione? È andata bene rispetto alle altre gare trascorse. Diciamo, abbiamo giocato ancora più di squadra. Stiamo trovando un'affinità tra di noi che va sempre più a migliorarsi, soprattutto anche. Perché era un, un gruppo diverso, mi ritrovo con altri compagni e ci vuole tempo per migliorare tra di noi e conoscerci anche. C'è cioè, da dire però che siete stati avvantaggiati anche da vari infortuni che hanno insomma, interessato la Cireale che è riuscita comunque a darvi filo da torce? Sì, comunque diciamo, è la partita può capitare e non capitare. Questo giro è capitato a noi, la prossima volta potrà capitare a loro questo vantaggio. Soddisfazione da 1 a 10 per il fatto che nel match hanno pesato molto le tue triple assieme a quello di Lombardo e Vazzano. Vabbè, è andata bene. La prossima volta, magari, non sarà così. Però stiamo lavorando bene. Il coach ci fa lavorare tanto e vedo che i frutti li stiamo raccogliendo. Un commento invece sul prossimo avversario, la nuova Aquila Monreale. Il prossimo avversario sarà dura, però andiamo convinti che possiamo vincere anche questa, veniamo da quattro vittorie consecutive, possiamo fare meglio e possiamo continuare su questa striscia. E Sarà sicuramente una bella partita la prossima perché il domenica si gioca la settima giornata nel campionato DNC alle ore 18, il programma prevede a Cireale Marsala, partita che verrà giocata invece sabato, l'unico anticipo, poi Gela. Vis Reggio Calabria, Palermo, Empedocle, Monreale, Cosenza, Mazara, Catanzaro. La classifica vede il Catanzaro, appunto, la Planet, a punteggio pieno, 12 punti, poi Monreale, prossima avversaria del città di Cosenza, a 10 punti, Acireale, città di Cosenza e Vis Reggio Calabria assieme al Marsala, 8 punti, Palermo 4, Gela eh, Empedocle, Porto Empedocle 2 punti, Mazara 0. Come Dicevo in apertura di trasmissione, purtroppo sulla città eh, di Cosenza, sulla NERTOS città di Cosenza, pesa come un macigno un ricorso presentato dal Gela. Eh, Nell'ambito della società rossoblù c'è fiducia che eh, il ricorso verrà vinto. Ma se eventualmente dovesse andare male, si apriranno scenari di cui è difficile eh, eh, parlare in questo momento. Intanto. Io do la linea alla regia, mi fanno un cenno perché c'è il primo spot pubblicitario. A tra poco. All that glitter, and all that FC Costruzioni. Struttura antisismica secondo la nuova normativa. Sistema muro termico Fantini. Serramenti in PVC di ultima generazione a triplo vetro. FC Costruzioni. Riconoscimento MAPEI. Recupero e riciclo delle acque. FC Costruzioni. Viale della Resistenza. Palazzo Alfa. Rende Cosenza. Ti riempiamo le tasche. Da Oro Cash cambia il tuo oro e argento in contanti. La serietà e la trasparenza di un network con oltre 400 negozi e più di 3 milioni di clienti soddisfatti. Oro Cash dà valore ai tuoi valori. Rieccoci, tornati in studio per la seconda parte di 155, tutto lo sport della provincia di Cosenza. Vi ricordo che potete seguirci anche in diretta streaming su rtcalabria.tv. Intanto ci ha raggiunti nel nostro studio Marco Tufano, centrocampista del Rende Calcio. Buonasera Marco, grazie per aver accettato il nostro invito e benvenuto. Ti coinvolgo ti coinvolgo praticamente subito il rende, tu sei arrivato alla vigilia della partita con la Battipagliese, poi sei stato buttato nella mischia nel, nel secondo tempo e domenica scorsa hai giocato all'Icata. Non è un momento particolarmente positivo per il rende, quattro sconfitte di fila, è una classifica che si fa sempre più difficile. Eh, intanto, buonasera. Uh, sì, io, Come avevo appena detto, io sono arrivato sabato, due sabati fa e ho debuttato in casa la domenica con la Battipagliese secondo tempo e poi domenica di Gata. Uh, è vero, sicuramente non è un buon momento perché, a parte la classifica, numeri alla mano e, e comunque anche quattro sconfitte di, uh, di fila, ovviamente, non è sicuramente un buon momento. Però io vedendo le due partite uh, Arrivando già sabato scorso Sono dieci giorni oramai che, che sono qui Ho visto le due partite uh, Diciamo come sono andate Per me uh, tra, sai, è difficile parlare in questo momento Perché uh, magari le, le solite frasi Però se veramente queste due partite Come sono andate in campo Noi facciamo sei punti Veramente non, non ci abbiamo rubato Tra l'altro con la battipagliese Avete giocato con l'uomo in più esatto. Uh, potevate anche vincere la partita perché gli episodi non sono mancati e da quello che abbiamo letto anche dalla cronaca che ci è arrivata da Licata pure domenica scorsa non è che sia andata proprio male sotto l'aspetto della, della prestazione però poi alla fine una classifica che diventa più pesante perché a queste quattro sconfitte di fila si aggiungono le prime quattro sconfitte in 11 partite il Rende ne ha perse 8 eh, sì, eh, no, 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 è vero, perciò, eh, ripeto, è difficile parlare perché numeri alla mano, è inutile, non si dovrebbe dire nulla, però ovviamente eh, il, domenica c'è stata anche eh, la prestazione, ma sia anche, ripeto, con la battiva idesi sia con il illicata la prestazione è stata più che, più che positiva, però in questo momento cioè, serve a poco, se ma, magari era molto meglio fare un risultato, però questo eh, fa... Uh, fa capire a tutti esternamente sia a noi in, uh, internamente cioè che c'è uh, ancora la massima voglia e fiducia dei, dei propri mezzi per, per poterci rialzare perché uh, uh, è dura perché è dura però ce la possiamo ancora fare siamo ancora consapevoli sinceramente Senti tu sei a Rende da dieci giorni come ti sei trovato come hai trovato pure la squadra dal punto di vista proprio mentale del morale eh, allora, eh, ovviamente mh, sappiamo tutti che in questo gioco come, in, come nella vita diciamo uh, conta molto il risultato e eh, ovviamente non è uh, mentalmente il risultato aiuta molto uh, la, lo spirito è diverso è un, perché uh, è meglio, è me cioè, ci deve stare questa cosa perché nel momento in cui secondo me non, non ci sta questa cosa, la rabbia, la delusione vuol dire che, che, che uno è morto dentro. Mentre eh, eh, sono arrivato, ho visto tanta, tanta, tanta delusione e rabbia. E questo far, eh, questa è, una, è una cosa in più per, eh, per poter ripartire. Intanto, adesso, noi in, dalla Serie D, rimanendo nel calcio, parliamo un attimo di Eccellenza. Eh, in questo campionato si sta delineando un bel testa a testa fra Roccella e Sambiase per la vittoria di questo campionato con l'isola Caporizzuto che rimane eh, terza incomoda, anche se adesso un po' attardata in classifica la squadra di Caligiuri Lo ricordiamo, è stata anche al comando per diverse settimane. Poi i ricorsi fatti al giudice sportivo e le partite date perse vinte a tavolino a, a... Ha stravolto in parte questa classifica. Prosegue e qui ci soffermiamo sulle squadre cosentine. Il momento sì del Castrovillari di Gigi De Rosa che è arrivata in piena zona playoff dopo il netto successo di domenica scorsa sulla Tauria Novese. Problemi invece ci sono ad Acri e a Rossano. In casa rossonera ancora non sono riusciti a individuare chi dovrà essere il sostituto dell'allenatore Perrelli. Già domenica scorsa hanno praticamente affidato la squadra a un, al secondo allenatore che era già lì ad Acri. Al momento non, eh, non, non è stato risolto il problema, mentre a Rossano di fatto non c'è più eh, società. Dopo le dimissioni, prima dei presidenti De Caro e Graziano, nei giorni scorsi arriva, sono arrivate anche le dimissioni di Tonino Ferrante. Per cui vedremo cosa accadrà a Rossano nelle prossime ore. Intanto vado a leggervi il programma della prossima domenica, si gioca appunto eh, l'undicesima giornata, domenica alle. 14 e 30, il programma prevede Bocale Acri, Corigliano Castrovillari, Guardavalle Sersale, Nausica Galli Cocatona, Paolana Palmese, Roccella San Lucito, Sambiase Isola Caporizzuto, Tauria Novese, Audace Rossanese. La classifica, vedete, in testa c'è Roccella 25 punti, Sambiase 24, Isola Caporizzuto 20 punti, Galli Cocatone e Castrovillari 18. Guardavalle 17 punti, la Palmese 16, sta risalendo la Palmese di Francoviola, poi Sersale 14, Bocale 13, Acri Corigliano 10, San Lucido 9, Audace Rossanese, Tauria e Nausica 8 punti, chiude la classifica la Paolana con 7 punti. Per quanto riguarda invece il campionato di promozione, il Girone A regna sempre il grande equilibrio Cambia nuovamente la capolista dopo Amantea, Sporting Davoli e Sanfili, Adesso è la volta del Cutro a comandare la classifica del gironeati di, di, di promozione, anche se i giochi restano ancora aperti con le Cosentine, Roggiano, Sanfili, Luzzese e Amantea, sempre nei quartieri alti della classifica. E domenica anche nel campionato di promozione si gioca. L'undicesima giornata alle ore 14:30. Garibaldina promo sport Luzzese Grimaldi, Real San Marco Cotronei, Rocca Bernarda, Roggiano, Sanfili, Cutro, Silana Scalea, Torretta, Sporting Davoli e Trebisacce Amantea. La classifica, come dicevo, vede in testa il Cutro a 21 punti, lo Sporting Davoli 20, poi la coppia Roggiano-Sanfili a 19, Torretta che ha un punto di penalizzazione a 18 punti. La Luzzese 17, Amantea 15, Garibaldina 14, Promosporte e Trebisacce 13. Occhio al Trebisacce perché ha costruito veramente una grande squadra e adesso con il mercato di dicembre dovrebbe tesserare anche Ruggero De Lorenzo. Scalea 11, Cotronegri mal di 10, Rocca Bernardi e Silana 8 punti, Real San Marco chiude la classifica a 4 punti. Torniamo con i nostri ospiti. Allora, Alfredo Porcare, i progetti per il futuro, cosa c'è in cantiere, cosa state programmando come Fin? Prima facevamo riferimento all'ultimo evento che c'è stato in Calabria con gli azzurri del nuoto. Sì, allora i progetti sono tanti. Naturalmente, non dico niente di nuovo se ehm, dobbiamo fare i conti con le finanze, purtroppo. Credo che tutte le federazioni siano in difficoltà, c'è un'attenzione um, una, un per quanto riguarda i costi e eh, naturalmente gli eventi portano indubbiamente dei costi, quindi, um, noi stiamo cercando di programmare un'attività um, che sia proiettata nella crescita del nostro movimento. La nostra attività regionale si divide in due fasi: una fase torre e una fase estiva. La fase torre viene fatta in una vasca da 25, nelle, nelle piscine coperte. Mentre quella estiva poi viene fatta nelle scoperte, eh, che ahimè, sono 50 metri, ma ahimè ne abbiamo solamente due: eh, la olimpionica cioè di Cosenza e la nuova di, di Crotone, che oh. finalmente dopo tanti anni. Si è eh, riaperta. Ne abbiamo anche una terza, ma è, è privata, quindi in un hotel quindi, che potremmo utilizzare. Ma naturalmente, cercheremo di utilizzare quelle che sono, nel, eh, che sono di appartenenza, che sono di proprietà della società. società. Dobbiamo dire: su questo, faccio una piccola parentesi. Purtroppo, il nuoto è, è, un, è uno sport costosissimo per quanto riguarda um, gli impegni e delle società la gestione proprio delle proprio la vera sì mi riferivo proprio a questo la gestione degli impianti è una gestione abbastanza onerosa eh, quindi eh, naturalmente le società cercano anche delle volte giustamente dico, a limitare ehm, eh, l'eventuale trasferta, l'eventuale impegni mh, in modo da rientrare con i propri i costi quindi ricavi purtroppo per quanto riguarda l'attività agonistica non ne hanno quindi lì diciamo che sono solamente dei costi la nostra programmazione da quando c'è stato l'insediamento è eh, vogliamo puntare più che altro sui giovani. Sui giovani, ed era questo proprio che volevo chiederle, qual è il vostro pro progetto sulle attività? Allora, giovani. noi ci siamo resi conto che i, i ragazzi, noi partiamo dalla preagonistica, che sono i bambini, sono i piccolini, che è un settore fondamentale da curare, poi abbiamo gli esordi NDB, esordi NDA, categoria ragazzi, io non so via di seguito la nostra attenzione è, è, la vogliamo proprio portare sulla, sulla preagonistica vogliamo lavorare in modo e abbiamo tutti il tempo da fare perché siccome noi lavoriamo con il quadriennio olimpionico ma credo che un pochettino tutte le, tutte le federazioni lavorino in questo senso quindi vogliamo che questi ragazzi vengano seguiti con, con molta attenzione naturalmente insieme a questo cercheremo di, di dare un supporto maggiore anche al, agli allenatori eh, perché è fondamentale eh, abbiamo messo in progetto una serie di interventi eh, con la federazione centrale affinché si facciano dei corsi di aggiornamento eh, e addirittura portare se ci riusciamo anche dei collegiali qui in Calabria eh, con degli esponenti nazionali, quindi degli allenatori della, della nazionale, eh, in modo da, da avere un confronto diretto e costante con i nostri allenatori. Eh, su questo naturalmente ci deve essere l'impegno da parte delle società ehm, e devo essere sincero. Che questa risposta mi è arrivata con fermezza quindi ogni, ogni società vuole comunque una crescita eh, per, affinché possa sviluppare l'attività la, agonistica nelle, nelle loro zone. Il movimento in Calabria sappiamo di quanto la famiglia Manna stia lavorando bene da diversi anni qui su Cosenza. Crotone so che anche lì c'è una buona uh, realtà, poi abbiamo Lamezia per il resto. Allora, sì, ehm, i poli principali, diciamo che sono le, le città, quindi Cosenza, mh, poi c'è Crotone, Reggio Calabria, Catanzaro ehm, e adesso si sta facendo anche eh, Vibo e eh, Lamezia Terme. Ehm, purtroppo noi abbiamo un problema grossissimo che è proprio quello degli impianti. Ehm, abbiamo pochissimi impianti, o tanto meglio. Io credo che impianti ce ne, ce ne sono. Però sono le famose cattedrali nel deserto, quindi magari ci saranno piscine che sono state costruite, poi abbandonate e non vengono utilizzate. E questo è veramente un peccato, perché si potrebbe, si potrebbe coprire quelle zone dove, dove non abbiamo un centro di, di nuoto consolidato. Qui su Cosenza mi viene un attimo in mente... Sanfili, mi pare che a San Fili eh, ci San Fili... sia una struttura adesso sì. abbandonata, pare che ne stiano venendo fuori altre. Ho notato che su Settimo Montalto stanno costruendo sì, sì. un'altra struttura con lavoro: ce ne sono ambienti. diverse. Noi abbiamo una mappatura solo di quelle strutture che sono affiliate. Quindi, anzi, questa forse è l'occasione buona, magari, di, di dire alle amministrazioni e l'amministrazione provinciale che sono proprietari proprio di piscine. Di poter trovare una sinergia in modo da Con poter società, comunque ecco. Ecco, offrire a quelle società che sono intenzionate a gestirla comunque un, un supporto. Noi naturalmente potremmo dare un supporto da parte della federazione eh, tecnico, magari le amministrazioni, però ci devono mettere anche un pochettino dell'ore. Quando dico questo è sottinteso più che altro anche un, un discorso economico, riesco a capire che anche i loro bilanci non sono un granché però, se però già, vogliamo, nella, già nella gestione dell'impiantistica dell sarebbe un buon, un già buon nella supporto, gestione no? delle, ma sicuramente poi consideriamo comunque che eh, un pochettino tutti noi che facciamo parte del mondo dello sport comunque l'interesse nostro è quello di, di valorizzarlo di più e far, far sì che più persone eh, piccole che siano, grandi che siano comunque eh, praticano, praticano lo sport qualsiasi, di, di qualsiasi disciplina sia parlando di impiantistica sportiva mi viene in mente quello che mi ha detto Pierpaolo Carbone eh, ci siamo sentiti al telefono un paio di giorni fa, è stato spontaneo da parte sua a dire siamo i nomadi del basket perché voi in quanto a strutture siete proprio messi male male perché al momento giocate a, al polifunzionale di, di 4 miglia però per gli allenamenti praticamente siamo in via di definizione col comune per per utilizzare eh, la, la, la palestra per la verla in congestione dopo che c'è stato un bando nel mese inizio, a inizio settembre che è andato in sì, deserto, sì. poi è stato di nuovo riproposto il bando con riveduto e corretto. E, cioè io, io ritengo che tutte le, 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 le cose sono buone, nel senso che tutto ciò che viene alla fine è buono. E le società però hanno bisogno di poter programmare le loro attività. Noi obiettivamente avevamo in mente e volevamo no? a inizio anno fare anche dell'altro. Purtroppo non avendo Lavorare un impianto, sui giovani immagino. Non, no? aver, non avere un impianto, purtroppo capisci bene che noi facciamo un allenamento alla palestra del curso, ringraziamo il CUS perché ci va a fare l'allenamento là, un'altra palestra a via degli stati, ringraziamo che ci Effettivamente è pazzesco. Nel 2013 secondo me è una situazione veramente anormale. e Quindi eh, mi metto veramente a ridere a pensare a una cosa di questo tipo. No, ma guarda, senza nessuna polemica, noi siamo passati nel giro di 8-10 anni da un'amministrazione eh, diciamo, una assistenzialista che davano a pioggia. Questo ce lo dobbiamo dire, no? le varie amministrazioni provinciali, comunali regionali davano, davano contributi a pioggia alle società sportive, no? sì. Veramente, eh, ma grosse, grossi contributi. Siamo invece andati fino al paradosso che ora per fare l'attività sportiva eh, devi pagare e eh, eh, io non so quanto pagano gli amici del, del nuoto, ma eh, per noi eh, ci sarà un canone da pagare, una polizia assicurativa da pagare. E la polizia e quando altri la manutenzione da pagare e questo capite bene che per una società sportiva che fa enormi sforzi è veramente durissima durissima anche perché non abbiamo poi i numeri e quindi le quote associative che attraverso i, i, i praticanti no, giovani, possiamo rifarci e avere, e avere quindi una, una grossa cioè è un, è un discorso che veramente ha messo in ginocchio, ma non solo il basket, io ritengo un po' tutti gli sport. Se a questo poi aggiungiamo che a livello impiantistico, per quanto riguarda proprio il basket e la pallavolo, siamo fermi all'impianto di Via Popilia e all'impianto di Quattro Miglia e all'impianto del CUS e basta, ma questo non da ora, forse da quasi 30 anni. Capite bene perché Catanzaro, Reggio Calabria e quando altro, è Crotone, Crotone, a Crotone ci sono quattro palazzetti dello sport. Beati loro! Cioè, dire, hanno le strutture sportive per poterlo fare. Noi, purtroppo, non, non le abbiamo. Non le abbiamo, abbiamo però, abbiamo l'università, un abbiamo il teatro, siamo la città della cultura. La città dello sport, mi sento di dire, sicuramente no, è le istituzioni politiche, e soprattutto l'istituzione sportiva dello sport a Cosenza deve chiedere perché le cose non vanno tanto bene. Guarda, um, noi abbiamo cominciato questa, um, questo appuntamento, questo incontro tra amici, più che appuntamento mi piace definirlo così, un incontro tra amici, tra gente che eh, io dalla parte giornalistica, voi perché eh, lo praticate, eh, amiamo lo sport, eh, da più parti registro sempre le stesse situazioni, però io ripeto anche che per quanto riguarda le strutture, e ci fermiamo alla nostra, alla nostra realtà a Cosenza? Prendiamo Rende, c'è un palazzetto dello sport eh, presentato in Pompa Magna in periodo di campagna elettorale. Noi possiamo dirle tranquillamente queste cose perché non, non ci interessano i colori. Interessano i colori politici. Però è una realtà che, durante la campagna elettorale, è stato presentato in Pompa Magna e lì Pare che sia stato completato, però non si fa nulla per utilizzarlo. Allora io mi chiedo, ma è così difficile, è così è praticamente impensabile che due, tre, quattro società si mettano assieme? Perché poi andarlo a gestire un palazzetto dello sport eh, di quei livelli credo che abbia costi notevoli, però. Nel momento in cui faccio sempre il solito esempio, io, no? è come se tu decidessi di comprarti una Ferrari e poi certo. non hai i soldi per hai mettere soldi la per benzina. Fare. Cioè, comprare una Ferrari presuppone che tu abbia poi i soldi per mettere la benzina, certo. per fare l'assicurazione e tutti i costi. Lì è, è, è un paradosso quella struttura. Su Cosenza, prima facevi riferimento a, al Pala palaferraro. Abbiamo una struttura, quella di Donnici, che mi pare che ultimamente la palla a mano, se non ho capito male. Abbia ripreso eh, l'attività agonistica, poi c'è il palazzetto di Casali, che purtroppo sappiamo tutti in che condizione è. Cioè, eh, quindi, quelle sono strutture nate per ospitare manifestazioni sportive. Per ospitare altri, e quindi non è un discorso assolutissimamente c'è bisogno di altre eh, strutture. Eh, Umberto, eh, torniamo anche voi. Non è che siete, siete messi, messi, bene è che messi, eh? messi bene a struttura, anche voi. Mi pare, no, Cus, eh, Palafrara, qualche palestra, qualche palestra scolastica. scolastica. Ogni tanto, spesso e volentieri a eh, È un problema, è un problema dappertutto. Anche, anche la stessa, cioè il Palazzetto, il palaferraro, la gara è stata vinta da una società che aveva smesso di fare attività sportive e adesso là dentro giustamente, giustamente uno che investe per avere la struttura ci mette dentro quello che, quello eh, che vuole per rientrare dalle spese anche perché eh, lavori, lavori di, di miglioramento de, della struttura ne sono stati fatti cioè bisogna dare atto alla società di gestione a pieno fuoco che ha già messo di tasca sua, sta, sta rimettendo a posto gli spogliatoi ha diverse iniziative eh, da, da mettere in campo. però potevamo, si poteva fare in Irlo Tempore un, 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 un consorzio di società per, per gestire il Palaferrara, Adesso, giustamente, giustamente, è una società privata. E, giustamente... e mi risulta che al Palaferraro. proprio a proposito, prima facevo riferimento alla pallamano perché gli amici della Pallamano verranno a trovarci anche la prossima settimana al Pallaferraro gioca anche una squadra di B femminile, la Pallamano Cosenza che è una nuova società, mi pare che proprio uh, la scorsa settimana ah, ha giocato con il Lamezza c'è la Pallavolo la Pallavolo maschile c'è il basket c è, c è, c è, credo che questo sia sono, un problema sono, che vada sono, affrontato, sono, affrontato è seriamente perché è. dare la possibilità poi voi avete un settore giovanile lavorate fate altri campionati no? eh, la sì, alla femminile oltre adesso adesso stiamo lavorando, stiamo lavorando stiamo facendo giocare le under 18 perché il campionato sta, sta quasi finendo però è già pronto il campionato under 16 è finito il campionato under 16 cominceranno under, under 14 under 13 quindi bisognerà trovare bisognerà trovare delle strutture dove far giocare i settori giovanili, cioè non possiamo eh, pensare di andare a spendere delle cifre per poter far giocare le under, eh, le under 18, le, le under 16 le under 14 al Palaferrara. Dobbiamo eh, riuscire a trovare uh, situazioni alternative, che, che purtroppo sono, sono difficili da trovare in questo momento. Beh, vedete che non è, non è facile fare, fare sport. Eh. Nella nostra città, e proprio oggi mi pare sul quotidiano della Calabria. Ho letto che eh, eh, le città più ricche della Calabria, dove, in base alle ultime dichiarazioni dei redditi, sono proprio rende e cosenza. Vabbè, ricchezze nascoste, evidentemente. La linea alla regia per eh, la pubblicità ci ritroveremo tra poco. Tasche. Da Oro Cash cambia il tuo oro e argento in contanti. La serietà e la trasparenza di un network con oltre 400 negozi e più di 3 milioni di clienti soddisfatti. Oro Cash dà valore ai tuoi valori. Eccoci tornati in studio per la terza parte di 155 tutto lo sport della provincia di Cosenza. Vi ricordo che potete seguirci anche in diretta streaming su rtcalabria.tv. Eh, si parla ancora di calcio, si parla di Serie D, si parla del Rende che, come eh, dicevamo, non sta attraversando un eh, grande momento, però. La società di questo ne è consapevole, tant'è che aveva come dire, fissato una sorta di obiettivo, arrivare al 2 di dicembre con il maggior numero di punti possibile, in quanto poi è da appunto, lunedì 2 dicembre si aprirà la finestra del mercato dei dilettanti e si dovrà intervenire per migliorare la squadra. Radio Mercato comincia già a far circolare diversi nomi, interesse su cui il Rende ha puntato un po' gli obiettivi. A guardare i numeri della squadra, il Rendia è la peggior difesa della, del girone di Serie D, per cui pensiamo che inevitabilmente il primo reparto su cui si dovrà intervenire è proprio la difesa. E circolano i primi nomi. Si parla di Manuel Ginobili, l'esperto difensore argentino che sta giocando con l'interreggio. Si fa il nome anche di Nello Parisi, l'ex capitano del Cosenza. Chiusa la parentesi con i rossoblù, aveva cominciato la stagione in eccellenza ad Acri. Ma uh, pare che c'era già stata una, una trattativa con il Rende, poi saltata uh, nel, nel, per poco praticamente, si era quasi raggiunto l'accordo. E un altro nome, è quello di Musca, calciatore che eh, ha già giocato qui in Calabria con la maglia del Cosenza in prima divisione, ed è un calciatore che vorrebbe fortemente l'allenatore Franco Giugno, ma uh, aspettando che apra il mercato. Marco Tufano, qua bisogna cominciare a fare punti anche perché mi pare che il Rende a Lorenzon ancora non abbia vinto quest'anno. E domenica c'è una grande partita, c'è questo derby con la Nuova Gioiese, che è la migliore squadra delle calabresi di Serie D, alle spalle delle tre che sembrano essere al momento le squadre più forti: il Savoia, l'Acragas e la Cavese, e poi c'è appunto la Nuova Gioiese. Uh, sì, domenica come, come già sappiamo, ma come tutte le domeniche, però questa forse un po' di più perché domenica affronteremo un'ottima un squadra che, che gioca bene, compatta, uh, molto unita, tra l'altro loro... Uh, mi hanno detto che già l'hanno incontrata l'anno scorso in campionato, in uh, vincendo sì. loro il campionato. La partita detto... che è finita, se non ricordo male, 3 a 2 per il Rende, ha vinto il Rende, non vorrei sbagliare. Comunque, Vabbè, pare che abbia vinto il Rende. Questo non, sinceramente sì, non, sì. non mm. lo so. Però mi hanno detto che comunque uh, parlando un po' uh, della loro squadra, mi hanno detto che, che è una squadra molto forte anche fisicamente, uniti, compatti e comunque vediamo che, che, che sicuramente c'è una, una buona classifica. Uh, noi, uh, come appena detto, cioè, eh, dobbiamo, dobbiamo fare punti anche perché si sì, ha uh, voglia di parlare di mercato, giocatori, sì, sì, uh, sì. ed è magari è, è anche giusto perché la dobbiamo prendere che chi viene nel, uh, chi viene nel rende comunque fa il bene nostro, l'interesse nostro del rende stesso e de, mh, è, mh, lo stesso dei tifosi. Perché, ovviamente, in un anno, quando il calcio, come il calcio e come, come in tutti gli sport. Uh, sono annate, annate negative che, che, che in questo momento uh, la società uh, uh, vuole, uh, vuole a tutti i costi salvare la categoria e vuole fare uh, comunque sforzi perché non è facile comunque prendere giocatori uh, nel, uh, nel mercato di, uh, di riparazione, bisogna prendere giocatori giusti e convincerli a, ad accettare questa, uh, questa situazione che per ora non è, non è delle migliori, anzi non è buona però dobbiamo fare punti, eh, siamo consapevoli che eh, non facendo punti la situazione diventa ancora più drammatica. Fortunatamente siamo ancora in tempo, classifica la. Sì, la classifica va, vi dà uh, la possibilità esatto, di, di, poter uscire ancora. Di, poterne, di poterne uscire. Eh, è vero quello che dici tu Marco, che eh, arrivare a gennaio con una classifica così, magari il calciatore eh, è restio ad accettare situazioni del genere, però il rende... Eh, ha, ha una grande fortuna rispetto a moltissime altre società di avere una società uh, solida. Chi eh, va a giocare al rende sa che comunque c'è una società che rispetta gli impegni, perché, soprattutto nelle vostre categorie, nei dilettanti. Eh, soprattutto al sud, tu se tu arrivi dall'isola Liri mi pare. Sì, sono sei sei, Napoli, io sono di Napoli. Sì, sei stato sì, all'isola Liri. Sì, Liri. Eh, nel, nel, nel girone nostro molti impegni poi non vengono mai, mai mantenuti. Comunque eh, il tempo, come dicevamo, per recuperare c'è, però oh, sbloccarsi già domenica, poi sono partite che fanno storia a sé, i cosiddetti derby, magari è una frase fatta, però anche per voi, no? Riduci da soprattutto le ultime sconfitte un po' immeritate, c'è questa voglia di rivalsa. Poi, quando si affronta una squadra che si sa che al momento è superiore, si dà qualcosa in più. Sì, sì è vero. Sicuramente è una partita, ripeto, che forse anche meglio, forse anche un po' di fortuna affrontarla ora, perché sappiamo che è una partita difficile, ma nello stesso momento, come appena detto, è un, è un derby, loro l'anno scorso già l'hanno affrontata, allora magari mentalmente ti può, ti può far scattare qualcosa in più per, per dare qualcosa in più in campo. Adesso torniamo a parlare di pallavolo e apriamo la finestra della serie B1 maschile, la deseta casa con Advena dopo la sosta del campionato, quest'altro è eh, un campionato ancora deve cominciare, praticamente soltanto due partite ha giocato la squadra rosso -Blu. torna in campo, questa è stata una sosta perché c'è una squadra che si è ritirata per cui per allinearsi poi... Agli altri, al resto di tutti gli altri campionati, hanno fatto una sosta forzata in B1. Dicevamo si sta uh, lavorando per la si stanno allenando per tornare in campo. Questa volta in trasferta a Potenza. E ascoltiamo l'intervista realizzata con Alessandro Piluso, che è stato avvicinato da Francesca Bartoletti. C'è stata una domenica di riposo. Come è proceduta la preparazione? Allora, la, la preparazione è proceduta come, come al solito, nel senso che abbiamo fatto una domenica di riposo, però veniamo da una settimana di carico sia atletico aerobico che, che tecnico. Domenica andiamo a Potenza, c'è un ex che è Giuseppe Muccio. E una squadra, una buona squadra che in caso ovviamente vorrà fare la voce grossa come, come tutte le squadre in B1 ovviamente. Domenica avremmo preferito giocare ovviamente perché eh, queste pause forzate a mio avviso eh, purtroppo non, eh, non sono ottimali per, per la preparazione di una partita e per, per tutto l'andazzo del campionato, però quest'anno è andata così, accettiamo serenamente il, le, le direttive ovviamente della Lega. E sarà una partita abbastanza difficile a mio avviso è certo che però ci arrivate con la certezza di vittorie consecutive da inizio campionato Sì, sì, questo sicuramente è una, è una spinta in più, uno stimolo in più però ovviamente non è, tutte le partite sono, sono difficili, non esistono partite semplici almeno per la, quella che è la mia esperienza, non ho mai visto partite, partite semplici Un pronostico? No, non se ne fanno prostici, assolutamente. Sono scalavanti in una maniera imbarazzante, quindi prostici non, non trovo. Domenica sarà trovo. Avete il vostro libero infortunato una spalla, sta recuperando come è messo, insomma, Massimo De Marco? Massimo è una roccia, quindi non, sta benissimo. Fa lì che ride, ma sta, sta, bene, sta bene. Ha questo problema alla spalla, ma sicuramente lo recuperiamo. Non, non, ci, sono, non ci sono problemi. Poi lui è uno di, di cuore, quindi, anche senza una spalla, giocherà a mille sicuramente. Deseta a casa con Advena impegnata a Potenza. Domenica si gioca la quarta giornata del campionato di Serie B1 maschile. Il programma prevede Alessano Ugento-Pulsano Martina che si gioca sabato Potenza-Cosenza, Casandrino-Trapani, Messina-Club Italia. Anche questa partita è in programma sabato, mentre riposa il Lamezia. La classifica vede in testa Alessano con 9 punti, poi Cosenza Eugento 6, Casandrino 5, Prussano Trapani 4, Potenza 3, Club Italia, Lamezia, Messina e Martina 2 punti. Non sta andando affatto bene il Corigliano in a 2 maschile, 4 partite 4 sconfitte. La formazione eh, Zeppa di Giovani, costruita, messa su dal, dal direttore sportivo Pino De Patto, evidentemente fa fatica a imporsi in eh, questo campionato nonostante l'arrivo di Cernice la scorsa settimana e domenica è in programma una trasferta non facile sul campo del Monza infatti si gioca la quinta giornata del campionato di A2 maschile alle ore 18 Milano Avellino Castellana Cantù Padova Sora Matera Potenza questa è una partita che è anticipata al sabato alle ore 18 20 e 30, Monza, Corigliano e Ortona, Brolo. La classifica vede in testa il Potenza Picena con 11 punti, poi il Padova, il Sora 10, Avellino, Cantù 9, Monza, Matera 8, Ortona 4, Milano 3 punti, chiudono la classifica Castellana Grotte, Corigliano e Brolo, ferme ancora a 0 punti. Lasciamo per un attimo la pallavolo e passiamo al calcio. Si parla di Cosenza, campionato di seconda divisione, erano due trasferte di fila, dopo quella sfortunata a Messina, conclusa comunque con un pareggio, ma dove il Cosenza avrebbe ampiamente meritato la vittoria, eh, domenica scorsa sono arrivati i tre punti dalla gara di Poggi Bonzi ed è rimasta appunto in testa alla classifica del campionato, sabato si torna in campo, si gioca al San Vito dove sarà ospite... Il chieti degli ex eh, Bigoni Pepe Alessandro tre calciatori che adesso indossano la maglia del Cosenza. E l'attaccante argentino è stato intervistato oggi pomeriggio da Francesca Bartoletti. Ascoltiamo. Un commento su questo momento buono che la squadra sta vivendo. No, siamo. Contenti di questo momento bisogna continuare, bisogna montarsi la testa e ecco, affrontare partita dopo partita come abbiamo fatto fino ad oggi. E sabato vi aspetta la sfida con il Chieti. Tu sei uno degli ex, come affronterai la partita? Come tutte le altre, sicuramente è una partita come le altre, c'è cioè un minimo di eh, un interessi in più perché è una mia ex squadra, mi fa piacere rincontrare vecchi dirigenti e vecchi amici soprattutto, niente di particolare. Sull'avversario in senso stretto un commento? È un'ottima squadra, vivono dei risultati altamente però non ci dobbiamo fare, ecco, eh, far prendere appunto dalla fuga di da vince, fare la nostra partita come sempre e sicuramente poi arriverà al risultato. Jonathan Alessandro sicuramente è uno dei più positivi in questo inizio di campionato per quanto riguarda il Cosenza. Domenica è in programma sabato, chiedo scusa, è in programma la, seco, la dodicesima giornata, si gioca alle ore 14.30. Il programma prevede Arzanese Casertana, Versa Normanna, Vigor Lamezia. Questa è una partita che comincerà invece alle 15, così come Castel rigone Gavurrano. Cosenza Chieti, Foggia Sorrento, Martina Franca Ischia, Messina Melfi, Teramo Aprilia e Tutto Cuoio Poggi Bonsi in classifica. Vedete il Cosenza comanda a quota 24, poi c'è il Teramo 23 punti, Vigor Lamezia 19, Casertana 18, Tutto Cuoio Melfi 17, Aversa Normanna 16, Foggia Poggi Bonsi Ischia 15, Chieti che ha un punto di penalizzazione a 13 assieme al Castel Rigone. 12 punti: Sorrento, Messina e Aprilia, a 10 il Martina, 8 punti: Il Gavorrano, chiude la classifica l'Arzanese a 3 punti. Il Cosenza dovrebbe essere tranne Blondet, che è squalificato, e Castagnetti ancora infortunato. Per il resto, dovrebbe esserci l'organico al completo. Meduri e, e l'attaccante De Angelis sono sulla via del completo recupero. Per cui. In linea di massima, le scelte dovrebbero quasi essere state fatte dall'allenatore Cappellacci. Ma sabato è anche una giornata particolare per i tifosi del Cosenza, perché finita la partita proprio davanti allo stadio San Vito, alle spalle della curva sud dedicata a Donato Bergamini. Ci sarà la fiaccolata per Dennis che alle ore 17 partirà proprio eh, dalla Curva Bergamini per arrivare fino a Piazza Loreto dove vennero fatti i funerali di Donato Bergamini, eh, per cui è così che vogliono eh, avvicinarsi a questo appuntamento del 18 di, di novembre, che poi tra l'altro è l'anniversario della morte di, di Donato Bergamini perché come Segue questa vicenda, si è riaperto il processo per cui proprio lunedì 18 ci saranno alcuni interrogatori. E adesso torniamo con gli ospiti, con il presidente Porcaro che, tra l'altro, lei è anche un atleta che gareggia nei master di nuoto, acqua libera. Come si dice? No, no, ah, ci sono, sono anche specialità: c'è in vasca e c'è in acqua, acqua libera. libera. Mi faccio capire. Eh, sì, il movimento Master è un movimento regola, eh, regolato anche con, nello stesso modo dell'attività agonistica. Eh, è un movimento in forte espansione eh, a livello nazionale. Considerate che sono circa 20.000 eh, gli atleti Master. In Calabria siamo pochini, anzi pochissimi, saremo un 150, però devo dire che qualche anno fa abbiamo cominciato solamente in due, quindi arrivare a 150 vuol dire che, che stiamo il crescendo. movimento è in crescita. Ma al di fuori di questo comunque è, è importante che ci sia questo movimento, uno per quanto riguarda l'aspetto della salute, comunque perché arrivata a una certa età se si fa movimento si sta meglio. Non sono io a dirlo, ma comunque i testi di medicina ne ballano ampiamente. Però così diamo anche l'opportunità a quei ragazzi, agli agonisti che lasciano l'attività. Naturalmente, non troveremo un master di 20 anni che si chiama Under 25. Ma più avanti negli anni, sicuramente nelle fasce tra 25 e 30 e via di seguito, ritornano di nuovo a fare attività agonistica e questo gli si dà un'opportunità in più per continuare. Ah, ah, mi pare che lei ha fatto pure la traversata dello stretto. Sì, ho fatto eh, per cinque volte, quindi è la quinta volta che l'ho fatta quest'anno. Ho fatto vabbè, campionati europei, campionati mondiali, campionati italiani, mm -hmm. e gare di fondo. Quindi è proprio su questo ecco, un'altra attività che come, come comitato noi vogliamo uh, espandere, è proprio quelle le gare di fondo. Eh, che sono in acqua libera, eh, a mare oppure nei fiumi o nei laghi. E naturalmente noi, per noi il mare, che abbiamo 800 km di costa, non è pensabile che comunque in un anno facciamo solamente 4-5 gare. Quindi mentre la Sicilia, oppure la, la Sardegna, oppure le regioni che, so che, si, che si, si affacciano sul, sul mare, comunque fanno tante di quelle gare, è un'altra pecca che dobbiamo cercare di risanare, di è proprio quella che gli atleti agonistici, agonistici partecipano poco alle gare di fondo. Quindi anche qui dobbiamo cercare di In questo felice. caso gli allenamenti dove si farebbero? Avete già individuato, per esempio, lei dove si allena? quando. No, vabbè, nella parte invernale, eh, eh, naturalmente in piscina. Sì. Non... Per quanto riguarda invece, eh, si inizia la stagione da, da maggio in poi, maggio-giugno in poi, in acqua libera, naturalmente eh, c'è chi si allena al mare. E noi siamo un pochettino più fortunati perché avendo la piscina da 50 metri, quindi già sì. una distanza un pochettino più lunga e facciamo i nostri 5 km al giorno per allenarci. tra poco parleremo anche di pallanuoto poi nell'ultima parte perché è stato diramato il calendario della serie B maschile dove partecipa tra l'altro la Tubisider del Cosenza. Ritorniamo un attimo alla pallavolo per dare uno sguardo agli altri campionati. Cominciando dalla B2 femminile dove abbiamo una sola squadra della provincia di Cosenza che è Spezzano, che in questo momento ha 7 punti in classifica, comanda il Siracusa, la coppia Siracusa-Santa Teresa a quota 9, poi abbiamo il Pedara ad 8, Palmi e Spezzano 7 punti, Castelvetrano 5, Gallico 4, Palermo, Catania e Pizzo. 3 punti, Santo Stefano 2 punti, chiude la classifica il Vittoria con 0 punti. È in programma in questo fine settimana la quinta giornata, il programma prevede Gallico-Vittoria, Pedara-Palermo, Spezzano-Pizzo, partita che si gioca domenica a 17, le altre sono tutte sabato, Siracusa-Palmi, Castel-Vetrano-Santo Stefano, gara questa che si gioca alle 18, mentre tutto il resto del programma è previsto per le ore 19, riposano Santa Teresa e Catania. Uno sguardo veloce, veloce anche alla serie C, la serie C maschile, abbiamo praticamente 5 squadre della provincia di Cosenza, comanda al momento la Volo Virtus Eureka Lamezia con 11 punti, poi c'è la Rutigliano Soverato con 9 punti e a 8 punti troviamo la Helio Group di Cetraro, eh, Spes Praia e Milani Rende poi c'è la Gas Pollino-Castrovillari che ha 7 punti e il volley Bisignano con 5 punti in classifica. E gli impegni di questo fine settimana delle squadre cosentine vedranno la Milan-Rende affrontare proprio la Rutigliano-Soverato, la helio Group cetraro sfiderà l'estro-volley Reggio Calabria, poi il derby cosentino tra due squadre della provincia, Spess-Praia contro Gas Pollino-Castrovillari. E mentre il Bisignano sarà impegnato a Crotone contro la Pro Volley. Per quanto riguarda invece la C Femminile, abbiamo due squadre cosentine. La Compro Oro Avolio Volley Castrovillari che ha sette punti in classifica. Comanda qui anche la Mezia a quota 12, assieme all'ottica Mandelli di Reggio Calabria. E poi la GM Volley 2000 Cosenza, che di punti ne ha tre proprio oh, nello scorso fine settimana ha centrato la prima vittoria battendo Sozzi. Il programma di questo la Elio Sozzi di Reggio Calabria. Il programma di questa quinta giornata prevede Compro Oro avolio Castrovillari contro la Yamamai Lamezia. Quindi a Castrovillari ci sarà una delle due capoliste. Mentre il Cosenza andrà a fare visita alla GM Volley 2000 Cosenza proprio all'ottica Mandelli di Reggio Calabria, che è l'altra capolista. Per quanto riguarda la D maschile. Anche qui abbiamo due squadre del Cosentino, la Deseta Casa con Advena Cosenza che ha 10 punti ed è seconda in classifica, classifica mh, che vede in testa Lungaro-Termostufe-Lamezia, mentre la scuola di Volle con 11 punti, la scuola di Volle Paola di punti ne ha 7. In questo fine settimana, la Deseta Casa con Advena andrà a fare visita proprio all'Ungaro-Termostufe-Lamezia, per cui si annuncia una grande partita, mentre la scuola Volle Paola. Ospiterà la Callipo Sport di Vibbo e infine la serie di femminile di cui parlavamo prima con Umberto. In testa a 12 punti abbiamo la stella azzurra Catanzaro che con il recupero eh, di ieri ha superato la Deseta Casa Volley Cosenza che di punti ne ha 10. Poi le altre cosentine sono la BCC Mediocrati Bisignano che ha 8 punti e il Cus Cosenza. 8 punti nel recupero. La stella azzurra di Catanzaro ha battuto 3-0 la Maimami Pink Reggio Calabria. In questo fine settimana si gioca la quinta giornata. Il Cus Cosenza ospita il centro sportivo giovanile Catanzaro Lido. La Deseta Casa Cosenza ospiterà l'Aspi di Polistena, mentre la BCC Mediocrati Bisignano andrà a fare visita all'Ittica. Mi cotera, mi tagliano la testa, quindi linea alla regia e ci rivediamo tra poco per la quarta ed ultima parte della trasmissione. That glitter, that FC Costruzioni, struttura antisismica secondo la nuova normativa. Sistema Muro Termico Fantini. Serramenti in PVC di ultima generazione a triplo vetro. FC Costruzioni. Riconoscimento Mapei. Recupero e riciclo delle acque. FC Costruzioni. Viale della Resistenza Palazzo Alfa Rende Cosenza. Ti riempiamo le tasche! Da Oro Cash cambia il tuo oro e argento in contanti! La serietà e la trasparenza di un network con oltre 400 negozi e più di 3 milioni di clienti soddisfatti! Oro Cash dà valore ai tuoi valori! Rieccoci, tornate in studio per la quarta ed ultima parte di 155. Lo sport della provincia di Cosenza, vi ricordo che potete seguirci anche in diretta streaming su rticalabria.tv. Torniamo a parlare di calcio con l'altra formazione cosentina che milita nel campionato di Serie D, è il Montalto che sta andando molto bene, quarto in quinto in classifica, quindi in piena zona playoff e questa mattina è venuto a farci visita l'allenatore del Montalto Riccardo Petrucci che dice delle cose molto interessanti proprio sul futuro del Montalto. Prego la regia di mandare in onda l'intervista a Petrucci. È venuto a trovarci Riccardo Petrucci, allenatore del Montalto, intanto lo abbiamo sempre detto, ma dalla graduatoria ufficiale della Lega il Montalto è seconda con l'utilizzo dei giovani, a conferma che non erano chiacchiere ma realtà. Innanzitutto che sono a trovarti è un piacere perché quando ti vedi sembra un piacere eh, tu lo sai. Niente, noi, questa è la politica di Mondalto, onestamente, noi non ci dobbiamo nascondere, tu vedi domenica, noi domenica eravamo 150 persone al campo, cioè, per mantenere un interregionale, un cambiamento così importante, eh, bisogna puntare sui giovani. Eh. E ancora non ci stiamo puntando come diciamo noi. E adesso verrà il bello: fra, fra poco cioè, cercheremo di fare più punti possibile per cercare di, di mettere più ragazzini in mezzo, perché sennò, no, parliamoci chiaro: onestamente, non abbiamo futuro. Anche se il sindaco, eh, il presidente e il vicepresidente Costabile, Pino Costabile, stanno facendo enormi, enormi sacrifici per portare avanti questa baracca. Praticamente stai anticipando che da qui a dicembre, quando si aprirà il mercato dei dilettanti, potrebbero esserci novità importanti all'interno del Montalto. Ma noi, noi l'abbiamo sempre detto, noi la, il nostro progetto sono i giovani. Noi questi, questi 7-8 eh, over che abbiamo onestamente sono dei, prima degli uomini e poi dei giocatori, stanno dimostrando veramente di fare grandi cose. Eh, a dicembre, come sanno tutti anche i giocatori, eh, ci sederemo al tavolo eh, e parleremo e vediamo quello che possiamo fare. Se c'è la possibilità di andare avanti tutti quanti assieme andiamo avanti, ma se non c'è la possibilità di andare avanti punteremo sui giovani e vediamo quello che deve, eh, si può fare. Cioè, non si può prendere in giro le persone, noi non siamo gente che prendiamo in giro le persone, noi ancora ci portiamo dei problemi seri dell'anno scorso per tanti motivi che io non so qua a dire, però noi dobbiamo lì a molto l'unica cosa che bisogna fare è parlare con le persone chiare e cercare di mantenere la categoria nei, nei, nei migliori nei modi possibili, però puntare sui giovani, non c'è alternativa, non, non, non ce l'abbiamo alternativa. A proposito comunque di giovani, quelli che hai utilizzato fino ad oggi stanno facendo pure bene, l'emblema è un po' Mazzei che è stato convocato anche in rappresentativa, che se vogliamo è un po' la sorpresa di questa stagione visto che ci hai puntato sin dall'inizio. Sì, Mazzei sta facendo bene, io spero che già a dicembre vada via onestamente, speriamo, speriamo che qualche giorno eh, vada a giocare per, per il giovane e per la società ma abbiamo anche dei giorni interessanti, abbiamo Buccino, cioè, abbiamo tanti ne abbiamo, che piano piano ne sentiremo parlare, però vi ripeto questo non è un momento difficile, cioè, non lo dico io, specialmente tu che lo segui da un sacco di anni, e sai che campione è questo qua perché ogni domenica c'è l'insidia dietro l'angolo, io, io sto sperando di andare a fare 25-26 punti il giorno... Di andata per cercare di fare più punti possibile, per cercare di fare questa benedetta salvezza e poi veramente di fare tanti discorsi con i ragazzi perché bisogna buttare i ragazzi dentro. 96, 97, cioè non bisogna avere paura. Il 95-96 gioca in Serie A, fig c'è cioè figura in un, discor un discorso sui giovani è giusto che si faccia in questo modo. Senti, eh, ti sei già proiettato al futuro, però fermiamoci al presente, siete reduci dal pareggio. In casa con il Pomigliano, che comunque è una buona, una buona squadra, e il Montalto è lì ancora nelle zone alte della classifica. Siete al quarto posto? Sì, eh, fa piacere, siamo contenti che siamo lì, però sappiamo che non siamo una squadra che può rimanere lì. Noi siamo una squadra che dobbiamo fare un buon campionato. Quello di Salabarcia. Cioè, a proposito di domenica, io voglio buttare una. Una frecciatina a qualcuno che ha qualche maligno, diciamo, no? il discorso di Savasta con, eh, con Variale, è successo uno scontro dove, dove eh, il malcapitato Variale eh, si è rotto il setto nasale, ma il ragazzo non ce cioè, l'ha fatto apposta, si vede anche, anche le immagini, c'è uno scontro di, cioè, di gioco dove può succedere di tutto, però eh, intanto noi abbiamo chiamato a Variale, io sono andato in ospedale a trovare Variale, con tutta la società ho fatto chiamare anche... Il ragazzo ma non è successo niente, è finita lì, soltanto uno scontro di gioco, dove poi abbiamo, abbiamo giocato con una, una buona squadra e dove vabbè, e potevamo vincere, onestamente potevamo vincere, poi è successo quello che è successo, siamo rimasti in dieci con eh, l'espulsione di Scarnati, però diciamo che alla fine un punto sta bene. Senti, domenica è una trasferta insidiosa. Come sono insidiose un po' tutte le trasferte in Serie D, eh, al di là della classifica e della posizione attuale, però il Torrecuso sta dimostrando di essere una buona squadra e tu ci arrivi in condizioni un po' precarie, visto che hai anche quattro calciatori squalificati. In effetti domenica è una partita dura, però ti ripeto, noi andiamo lì, forse c'è la possibilità che domenica facciamo esordire due legazioni del 96. Andiamo lì tranquillo, andiamo a fare la nostra partita. Poi il calcio è bello perché poi anche nei momenti difficili arrivano le più belle sorprese, vedi Roma Sassuolo chi, 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 chi pensava che la Roma pareggiasse con, con il Sassuolo per, per dirti, te la dico, nelle, nelle, nelle più grosse categorie. Andiamo lì, noi eh, certamente sappiamo che giochiamo con una squadra forte, fortissima, che in casa ha fatto solo un pareggio. Eh, però andiamo lì, ce la giochiamo con tutti i problemi che abbiamo, però. A piangere è brutto dire un allenatore vai lì mi manca quello. Ma chi giocherà farà la sua parte? Sono sicuro. Anche, anche qualche ragazzino farà pure meglio di qualche grande perché fosse stimolato per la categoria. Praticamente dopo aver ascoltato Riccardo Petrucci, pare di capire che a Montalto eh, ci saranno. Potrebbero esserci problemi per cui. La seconda parte del campionato, anche in questo caso il mercato dei dilettanti e della Serie D aprirà ufficialmente lunedì 2 di dicembre. Eh, il presidente Candelieri, vediamo quello che deciderà uh, di fare, come continuare la, la, la stagione. Intanto per quanto riguarda Barriale, il calciatore è stato operato, è stata, eh, aveva due fratture al naso e al setto nasale. Quindi Adesso ci saranno oh, i tempi per, eh, di recupero per poi rivederlo in campo. Lo stesso Variale ha avuto modo, come diceva pure Riccardo, di sentirsi telefonicamente con eh, Savasta, che è stato l'autore del fallo, eh, però lì un po' di tensione, non lo so quanto qualcuno abbia voluto farlo volutamente, l'aveva creata. Per cui c'è stato chi onestamente ha pensato che quel fallo fosse stato fatto volutamente per, proprio per i trascorsi di Varriale al Montalto, ma a vedere le immagini, sinceramente, diventa difficile poter dire che è stato un fallo volontario, uno scontro di gioco. È vero che, Barriale, che Savasta ha allargato le braccia, però sono scontri che capitano, vero? Tu che giochi, Marco. Non, non mi è sembrato che fosse intenzionale quel tipo di fallo, eh? no, infatti, sinceramente può capitare. Innanzitutto, però, vedendo le immagini, non penso che l'abbia fatto a posto. Poi, mm -hmm. non almeno eh, dalle immagini, mm -hmm. non sembra fatto a posto. Sì, in effetti, era questa la convinzione. però nell'ambiente lì, eh, qualcuno ha voluto calcare la mano eh, sbagliando ed esagerando perché non ero presente allo stadio, ma mi risulta che qualcuno lì eh, pare fosse anche contento del fatto che. Eh, si fosse infortunato Pietro Varriale. Comunque eh, domenica in programma la dodicesima giornata in Serie D, si gioca alle 14.30, il programma prevede Agropoli Vibonese, Acragas città di Messina, Pomigliano Battipagliese, Cavese noto questa partita è anticipata al sabato, sempre alle 14.30, due torri Licata, Interreggio Orlandina. Rende Nuova Gioiese, Savoia Ragusa e Torrecuso Montalto. In testa c'è il Savoia con 30 punti, poi Lacragas 27, Cavese 23, Nuova Gioiese 21 punti, Montalto 19, Torrecuso 18, Noto 17, Battipagliese 16, Due Torri Orlandina e Interreggio 15 punti, Agropoli 13, Pomigliano e Città di Messina 12, e poi c'è questa. Uh, ampia Forbice no? Mh, nella parte proprio più bassa della classifica. Eh, Ragusa, Licata e rende 5 punti, ricordiamo che Licata ha un punto di penalizzazione e chiude la classifica la Vibonese con 4 punti da domenica scorsa, affidata a Fofò ammirata la, la Vibonese e ha cominciato con un Pareggio Casalingo. Torniamo un attimo a parlare di sport d'acqua, parliamo di nuoto perché sono stati resi noti oggi proprio i calendari della Serie B maschile. Abbiamo la Tubi Sider di Cosenza che partecipa a questo campionato, squadra allenata da Francesco Manna, che abbiamo avuto ospite proprio nelle scorse settimane, e debutterà con la Leones Messina, che vi posso garantire non è la mia squadra. Eh, nella prima giornata che è in programma sabato 11 di gennaio, poi la prima trasferta a Taranto contro la Rari Nantes. Eh, intanto la squadra di Francesco Manna continua la sua fase di preparazione proprio domenica, eh, in programma la prima uscita ufficiale, eh, proprio nell'ottica di una sinergia che. Eh, nata tra due società calabresi, appunto la TUBI Sidere di Cosenza, affronterà in trasferta la Rarinantes Crotone, militante nel campionato di eh, Serie C, per cui eh, dopo due mesi di lavoro vedremo a che punto è la squadra di Francesco Manna in vista poi dell'inizio del campionato di Serie D. Presidente, ti coinvolgo nella, la coinvolgo nella pallavolo, eh, nella pallanuoto. Pare che il Cosenza abbia difficoltà a cominciare il campionato in casa a proposito di strutture. Sì, questo è vero. Considerate che la Serie B l'anno scorso ha giocato nella vasca da 50, quindi già um, in questo periodo, l'anno scorso, era attiva, quindi è funzionale. Naturalmente, qui ritorniamo al discorso economico. Purtroppo, mantenere una vasca del genere vuol dire tanto sugli aspetti economici. Ci vogliono degli impegni forti, però pare che il Presidente Mann abbia trovato la soluzione, almeno per quanto riguarda i primi due mesi, che è il periodo più freddo, quindi probabilmente Andrà giocherà a Crotone, a Crotone dove sono, devo dire che sono contento che le due società ehm, hanno trovato questa sinergia e questa collaborazione tra di loro. Non può far che, che crescere proprio l'ambiente, far crescere l'ambiente e magari, che lo sa, anche un domani trovare degli accordi per varcare qualche, qualche campionato più importante. Eh sì, perché quando si parla di campionati più importanti e si pensa alla pallanuoto, a noi tornano subito in mente le straordinarie, splendide immagini della, della Serie A di pallanuoto, però. È un po' una sconfitta per, per lo sport il fatto che una squadra che ha sede a Cosenza debba cominciare il campionato in un'altra un città. Eh, sì, questo è vero, questo è vero, purtroppo però non possiamo fare nulla su un, quanto ci sono quegli aspetti economici che comunque sono così importanti. Per chi Anzi, magari non sapesse, magari ci segue qualcuno che non segue la pallanuoto, il problema qual è? Quella di Cosenza è una vasca all'aperto, per cui giocare d'inverno all'aperto significa riscaldare l'acqua. Riscaldare l'acqua. In una piscina olimpionica credo che abbia costi abbastanza... Ma abbastanza si, può, eh, si può solamente immaginare che sì. costo sia... Considerate che le caldaie sono aperte 24 ore su 24, quindi mm. eh, poi durante la notte viene coperta. C'è un impegno notevole, non solo economico, ma anche un impegno lavorativo per, per gestire un impianto del genere. E eh, 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 il Presidente Onorario... Giancarlo Manna, perché quando dici Giancarlo Manna in città è nuoto, è pallanuoto, eh, l'aveva lanciata un po' la provocazione, ci dessero la possibilità di coprirla questa struttura in modo tale da creare un introito per eh, usufruire della struttura in altri, in altri modi così. Eh, si potrà uh, gestire meglio anche questa, questa situazione. Eh, se, su questo magari voglio intervenire nel dire che l'impianto di Cosenza comunque è un fiore all'occhiello sì. per quanto riguarda uh, l'impianto, la, la vasca da 50 metri, una piscina olimpionica che da uh, Napoli a scendere quindi ce ne sono pochissime. Finalmente c'è anche quella di, di è... Crotone, adesso che può essere magari ecco, proprio in questo caso un, un motivo di, di collaborazione, perché loro sono riusciti a, a sistemare un pallone aerostatico in modo da, da allenarsi anche nel periodo Inverno. invernale. Però anche lì subentra poi il problema dell'ospitalità per quanto riguarda il pubblico perché eh, ci sono delle normative che non possono essere presenti più di un certo numero di, di persone nell'impianto. Quindi come vedete eh, si risolve da una parte, ma poi dall'altra per quanto riguarda l'aspetto anche eh, mediatico, l'aspetto comunque di, di pubblico, abbiamo qualche difficoltà. È un peccato perché l'impianto di Cosenza come, come struttura se fosse stata coperta secondo me sarebbe stato veramente un polo eccellente, quindi avremmo potuto pensare ad ospitare veramente delle manifestazioni importanti. Anche se bisogna sottolineare di manifestazioni importanti a Cosenza ce ne sono state, sono venute… Nazionale di pallanuoto, poi con i tuffi, ci sono stati eh, campionati italiani, cioè, mh, sotto questo aspetto credo che sia stato la, la speranza nostra è quella che comunque continuiamo a portare per delle manifestazioni importanti. Eh, ce ne sono state, credo che ce ne saranno. saranno sì. eh, la federazione ha programmato per quanto riguarda nel mese di luglio i campionati assoluti di tuffi, quindi già questo è un punto abbastanza importante. Eh, poi, invece, noi come federazione insieme alla Cosenza Nuoto in occasione del meeting, cercheremo di portare la nazionale juniores. Eh, quindi da questo punto di vista diciamo che eh, ci stiamo impegnando. Eh, naturalmente noi come federazione siamo a fianco alle società eh, affinché anche questo possa servire a far crescere il movimento in tutti i settori. Noi ci avviamo nella fase finale del nostro appuntamento, torniamo da Pierpaolo Carbone, allenatore della Bimboom Basket Rende. I vostri obiettivi, Pierpaolo, al di là dei problemi che speriamo riusciate a risolvere il prima possibile come campionato? Lo dicevo in apertura, noi abbiamo uh, il dovere di puntare su un gruppo giovane, eh, quindi voglio dire che la, la priorità nostra è questa qui, crescere questo gruppo eh, sotto tutti i punti di vista, sia da quello di vista tecnico, quello fisico. Eh, quindi insomma, piano piano sicuramente è un progetto più a medio e a lungo termine. Senti, prima facevi riferimento di questa collaborazione con il basket Rende. Sì. Io poi ti avevo anticipato che ti avrei chiesto un'altra, ti, ti avrei fatto una domanda sotto questo aspetto, perché proprio leggendo un'intervista rilasciata da Binetti, coach dell'Anertos, eh, lui diceva che il movimento cestistico nella città di Cosenza meriterebbe... Eh, come dire, mh, più collaborazione da parte del, del, delle società, magari mettervi tutti assieme per cercare di ridare slancio a questo movimento. Perché parliamone chiaro da quando eh, c'è stato il club basket eh, negli anni passati per quanto riguarda la maschile e per la femminile, non bisogna dimenticare lo straordinario lavoro fatto da Umberto Vivona che fino a, 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 a riuscito a portare. Il basket rende fino alla Serie A2. Per cui eh, non lo so, tu come la vedi questo? Per quanto riguarda, parlo chiaramente per quanto riguarda la mia società: noi non abbiamo problemi di sorta con niente e con nessuno. E quindi voglio dire, siamo aperti a qualsiasi tipo di discorso con qualsiasi società. Mi rendo conto che è, 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 duro, è duro lavorare in, in questa direzione perché forse ci sono un po' di pregiudizi che a volte non riescono a far superare eh, determinate cose. Ripeto, da parte nostra eh, io ho, ho, ho lavorato anche Appunto. per quanto riguarda quindi, con, con l'altra società, quindi io non ho problemi di, di, di sorta e nella mia società. Chiaramente questi sono discorsi che si devono preparare, programmare, sì. e, però e poi il discorso va a finire sempre lì, voglio dire, per poter programmare. Eh, c'è sempre bisogno, bisogno, delle, bisogno delle, delle, delle strutture, del ma il movimento cestistico sì. della città rende cosenza a parte queste due realtà, eh, mi pare che ci sia ben poco, poi oltre a questo il, movimento diciamo, giovanile. Diciamo che il movimento giovanile non vive un, un momento felicissimo. Però non è nemmeno disastroso per come magari lo facciamo passare. Sicuramente se le forze vengono incanalate e meglio distribuite il lavoro che si potrà fare in seguito e quindi i risultati potrebbero essere migliori. Eh, però ecco, per fare questo c'è bisogno di, que di quello che dicevi tu, c'è un, almeno una piccola sinergia fra le sì. società, tipo come è successo fra noi e il Basket trend che abbiamo trovato dei punti d'accordo e quindi questo dimostra che eh, si può lavorare, si può trovare una via d'uscita. Sbaglio o nel Regino questo tipo di collaborazione tra le società pare che funzioni un po' meglio, oppure no? È soltanto... Secondo me no. No, perché là purtroppo c'è il fenomeno viola che è un fenomeno a sé stante, è un fenomeno dentro il quale si riesce a entrare con notevole difficoltà, quindi non è, un, non è una casa aperta a tutti e quindi chiaramente le difficoltà ci stanno. Da parte loro, se noi abbiamo, se non sbaglio, 17 o 18 società sul territorio cosentino e provincia, e per quanto riguarda regge e provincia ce ne sono 34, quindi è chiaro che le, il numero è, sì, <ride> è, è, altrove, è altrove. Ci avviamo alla conclusione. Umberto, voi giocate contro l'ASPI di Polistena, che è pure una buona squadra. sì ero... Parlavo ieri con Simone De Francesco che l'ha affrontato in settimana. Simone De Francesco è, del L'allenatore del Fus. Ha detto che è una buona squadra, che ha una buona palleggiatrice che spinge molto, due attaccanti, una banda e un opposto. Che sanno il fatto loro e dipendono tanto. Dove giocate? A 12 Purtroppo giochiamo a Donnici <ride> perché il Palafetto. ferraro tecnici si va a 12 questa Sabato a 12. perché. l'occasione il... per assaggiare anche il novello che ce n'è. Eh, eh, anche, per eh, sì, cioè, cioè, anche perché eh, abbiamo qualche produttore tra le <ride> giocatrici. <ride> sì. eh, Marco mh, eh, è inutile ripeterci adesso, al di là delle frasi fatte nel calcio, ma eh, non, non credo che io ricordo un mio direttore al, al giornale che quando vedeva i titoli 'Andiamo per vincere, diceva che eh, Avete mai visto uno che dice Andiamo per perdere. Ma, ma adesso al di là della battuta, credo che sia troppo importante questa partita doveroso, soprattutto e eh, doveroso anche sì. per, per il. Per la società e soprattutto per i tifosi del Ren: sì, è la, <ride> è la verità, a parte le frasi fatte. Ma purtroppo mai come ora è la verità, bisogna solo fare il risultato pieno. Vincere domenica per scacciare questo fantasma Lorenzon di questa stagione che in Eccellenza era diventato un fortino inespugnabile, adesso invece non si riesce a vincere in casa. Io ringrazio gli ospiti, ringrazio Alfredo Porcaro per essere stato con noi, grazie Presidente. Grazie ci rivedremo sicuramente perché noi andremo avanti fino alla fine di luglio con questa trasmissione. Ringrazio Pierpaolo Carbone. Io ringrazio te. Eh, eh. Complimenti per questo ricchissimo contenitore sportivo che è veramente è una grazie. cosa meravigliosa. Grazie, grazie per Paolo. Ringrazio Umberto Sposato. Grazie, grazie anche grazie a te. Rob. Buona partita per, per sabato e un grazie anche a Marco Tufano. Grazie che a ha, voi. Che ha debuttato nella nostra trasmissione. Un grazie anche a tutti coloro che hanno contribuito. Alla realizzazione di questa trasmissione saluto Giulio Ancora per, per tutti, ma anche Francesco Cristiano, Francesca Bartoletti, tutti quanti, quelle che hanno collaborato. L'appuntamento naturalmente è per la prossima settimana. FC Costruzioni, struttura antisismica secondo la nuova normativa. Sistema muro termico Fantini, serramenti in PVC di ultima generazione a triplo vetro. FC Costruzioni. Riconoscimento MAPEI Recupero e riciclo delle acque FC Costruzioni Viale della Resistenza Palazzo Alfa Rende Cosenza Ti riempiamo le tasche Da Oro Cash cambia il tuo oro e argento in contanti La serietà e la trasparenza di un network con oltre 400 negozi e più di 3 milioni di clienti soddisfatti Oro Cash dà valore ai tuoi valori All that glitter.